Freddo Scaglione, quando è che viene fuori? Subito dopo, cioè lui lavorava già nell'anteguerra, però viene famoso purtroppo per pochissimi anni, perché l'avventura, possiamo chiamarla, di Fred Buscaglione dura veramente dal 50 al 60, all'inizio del 60, perché muore il 3 febbraio, quindi proprio all'inizio. E gli ultimi 2 anni, appunto, lui negli ultimi 2 anni si dedica anche e soprattutto al cinematografo. Infatti questa qui è una ripresa cinematografica proprio delle sue canzoni. E addirittura gira l'ultimo film con Panelli, mi pare anche con Tognazzi e Vianello, ma non ne sono sicuro, nell'ultimo film Noi Duri, che poi vedremo qualche immagine che accompagna proprio la canzone Noi Duri, che è stata l'ultima canzone di Fred Buscaglione. Ma immettiamoci negli anni 50, è appena finita, perché ormai è finita da 4-5 anni la guerra, quella guerra che ha distrutto proprio specialmente l'Europa, ma non soltanto l'Europa, e la gioventù ha bisogno di rifarsi. La gioventù ha bisogno di crearsi dei nuovi eroi, perché quegli eroi che morivano sui vari campi di battaglia non piacevano più, davano quasi fastidio. Io, come tanti, penso, eravamo giovani, qualcuno forse non era ancora nato, ma comunque io vedo dei miei amici qui presenti, eravamo dei ragazzi, e quindi in quel momento avevamo bisogno di nuovi miti, di nuovi eroi, che potevano essere dei calciatori che davano calci ad un pallone. Oppure erano dei cantanti, degli attori. E proprio in quegli anni vengono fuori i vari Celentano, Modugno, Dorelli, ma ne potremmo elencare a decine. E saranno poi quelli che si manterranno ancora per anni, almeno. E uno di questi, forse non proprio tanto conosciuto come quelli che ho citato prima, è proprio Fred Buscaglione. Ferdinando Buscaglione è il suo nome di battesimo, è Ferdinando, che nasce il 23 novembre del 1921 e nasce in una portineria di via Cavour 3, proprio dietro la chiesa di San Massimo, vicino ai giardini Cavour. E questo bambino nasce da Mattia, mi pare che sì, Mattia si chiamava il papà, e Ernestina Poggio, la mamma. Nella portineria, caso abbastanza strano a Torino, ma un po' dappertutto, in primo piano c'era un pianoforte, perché la mamma era un'appassionata di pianoforte. E benché facesse soltanto la portinaia, però sapeva suonare il piano. E, orgoglio suo, era autodidatta, perché non aveva mai seguito dei corsi di pianoforte. Quindi era veramente, lei lo diceva, un suo orgoglio di essere riuscita a imparare il pianoforte per conto suo. Però anche il papà sapeva suonare, lui era molto più modesto perché diceva mi sum umag la fisarmonica e quindi era più modesto, però anche lui era, possiamo dire, un appassionato della musica. Quindi Ferdinando nasce e cresce in mezzo alla musica.
perché la mamma dava anche qualche lezione ai ragazzotti della zona e quindi lui sentiva anche dare le lezioni e perciò ha imparato a suonare già fin da piccolo. Ma soprattutto ha imparato a suonare perché suo papà e sua mamma hanno voluto poi iscriverlo al conservatorio. E l'hanno iscritto al conservatorio, lui diceva, anche per un motivo, perché lui diceva che l'avevano iscritto al conservatorio per un motivo preciso, perché nelle altre materie lui non capiva proprio nulla e quindi l'unica cosa che lui amava era la musica e l'orgoglio proprio suo era di saper suonare. È bellissimo questo brano che io ho ricavato dal diario della mamma. Dopo la morte del figlio dice questo: io che avevo imparato a parla la mamma, che avevo imparato a suonare il pianoforte da sola, sognavo per il mio primogenito una splendida carriera musicale. Uno dei giorni più felici fu quando potei accompagnare per la prima volta il mio Fred al conservatorio di Piazza Bodoni. E poi ricordo ancora la marsina che gli feci confezionare per il primo concerto davanti agli insegnanti e agli allievi del conservatorio. Nando, lei lo chiamava Nando, non Fred. Nando si rimirava di continuo davanti allo specchio. «Sono bello, mamma», mi domandava ripetutamente. Quindi potete capire l'orgoglio di sta mamma che... lei ha solo la portineria, il papà fa il verniciatore di ringhiere, era specializzato nelle ringhiere, quindi tutti e due erano orgogliosissimi di avere un figlio al conservatorio. Ferdinando, tra l'altro, da bambino era uno scavezzacollo, proprio come potremmo dire. Era un ragazzo scatenato lì nei giardini Cavour, lui giocava al pallone anche da solo e quindi arrivavano multe a non finire perché i vigili urbani lo puntavano e anche se non sempre rompeva vetri e ne rompeva parecchie, la mamma lo dice anche in un certo punto, ecco, quante multe ho dovuto pagare per lui. Era un piccolo demonio che non stava mai fermo, giocava a calcio anche da solo, nei posti più impensati, eppure i vigili lo pizzicavano sempre e io ero costretto a risarcire anche qualche vetro rotto. Ogni volta però mi prometteva che non lo avrebbe fatto più. Povero il mio Nando, fu lui a pretendere che lo chiamassimo così. Vedi, mamma, mi diceva, Ferdinando è un nome troppo importante, lungo e impegnativo. È quello di un uomo entrato nella storia e io, che non combino nulla di buono, cosa ci faccio con un nome così? Quindi era anche abbastanza modesto. Infatti, anche quando diventerà, diciamo pure famoso, lui sarà sempre abbastanza modesto e poi sempre al contrario di quello che voleva far vedere, perché era prima di tutto molto timido e questo lo dice Chiosso, poi magari lo vedremo. Leo Chiosso era il paroliere di Buscaglione e lo conosceva molto bene anche perché poi abitavano vicini. Lui era proprio al contrario di quel duro che a un certo momento ha voluto assumere come proprio identità artistica. Lui era invece molto timido e poi era un buono. Vedremo poi alla fine che lui amava disperatamente i bambini e siccome però era sterile, non ha potuto averne, avrebbe voluto almeno così adottarne uno, ma in quel momento lui si era poi separato dalla moglie
e non si erano ancora riappacificati e quindi non ha potuto. Quando si riappacificheranno lui morirà. Torniamo però all'inizio. Gli anni del conservatorio non sono felicissimi per lui, perché mentre i suoi compagni di corso erano tutti dedicati alla musica, ma alla musica seria, classica, lui diceva che invece lui non era per la musica seria, era per la musica, ma sognava soprattutto il jazz. Lui sognava di finire il conservatorio, partire, andare a New York, subito fare amicizie con Armstrong, perché diceva: appena io arrivo a New York faccio amicizie con Armstrong, e avere un sacco di donne ai suoi piedi, tutte le star di Hollywood averle ai suoi piedi. Naturalmente erano fantasie adolescenziali, perché lui, mentre faceva questo conservatorio, doveva suonare il violino, il pianoforte. Lui sognava invece di suonare il sax o il contrabbasso, e invece non poteva farlo, e lo faceva di nascosto. Poi questo anche a casa sua riusciva poi a fare delle cose che non poteva esercitare quando era a scuola. Tra l'altro lui sognava tutte queste star di Hollywood ai suoi piedi, mentre invece qui a Torino tutte le ragazzine lo snobbavano, tant'è che lui pensava di essere bruttino, addirittura sgradevole fisicamente. No, come abbiamo visto, non sarà stato, non so, Gary Cooper o qualche grande attore, Tyrone Power, ma non era poi, anche fisicamente. Sarà poi bello quando vi dirò durante il periodo di guerra, perché... No, sì, non era un era una persona normalissima, là. Non sarà stato appunto un Adone, ma nemmeno non era... Aveva il suo fascino poi a un certo punto. Ad ogni modo, andiamo avanti. Nel 1936, dopo che già 3 anni dopo di lui era nata una sorellina, Maria Teresa, nel 1936, quindi 15 anni dopo, nasce un fratello. E lui è molto colpito da questa nascita. Lui ha 15 anni nel 1936, e capisce che i suoi cominciano a fatica andare avanti. Lo dice in buon piemontese: i me riesciu pinen andè avanti, perché il lavoro del padre, la portineria, non erano sufficienti a portare avanti 3 figli, e quindi lui fa che lasciare il conservatorio, e a malincuore i genitori accettano l'aiuto di questo ragazzo, che lascia una scuola di un certo livello per andare a fare il commesso, prima in una pelletteria, mi pare, in un negozio di casalinghi, poi va a fare l'apprendista in un laboratorio odontotecnico, e poi finalmente, però poi per poco tempo, va a aiutare il papà a verniciare le ringhiere, però arrivando sempre a casa alla sera e mettendosi a suonare, mentre i suoi amici giocavano ancora ai giardini Cavour, e lui invece riusciva a suonare anche alla sera, tant'è che poi riesce subito ad entrare in un'orchestrina molto modesta, naturalmente, che suona in un locale da ballo abbastanza vicino a casa sua.
Poi avviene invece la fortuna che nell'estate del 39, quindi un anno prima che iniziasse la guerra, faceva una esercitazione premilitare. Per chi non era ancora nato in quel periodo, dovete sapere che dai Balilla agli avanguardisti, ai giovani fascisti, il sabato pomeriggio dovevano fare le esercitazioni premilitari. E quindi io, che ero ragazzino, andavamo fino a Piazza d'Armi a fare finta di fare esercitazioni e buttarsi nel fossato. Forse voi due non le avete ancora fatte, non le avete fatte, né Arturo né... ma avevate un anno meno di me, è bastato quell'anno. Allora lei le ha fatte le esercitazioni, lei le ha fatte le esercitazioni premilitari. E ad ogni modo, mentre fa una di queste esercitazioni al Valentino, in una pausa un certo ragazzo che è lì vicino a lui, che è poi Renato Germogno, uno dei primi jazzisti di Torino di quei tempi, e mentre ha posato il fucile e sente fischiettare un'arietta, uno swing, e si gira e era Fred che fischiettava, si mette d'accordo con lui e cominciano a fare un duo Germogno Buscaglione, fisarmonica e contrabbasso, e subito hanno una certa fortuna perché vengono subito così presi insieme e messi in una orchestrina che comincia a suonare al Ligure, che era quel era anche un caffè annesso all'albergo, e sarà poi soprattutto nel primo dopoguerra, negli anni dal 47 al 50, che avrà molto furore, non più con Buscaglione ma con altri. C'era un'orchestrina di donne, se voi vi ricordate. Mi riferisco ai miei due soci in affari. Fuori, nel Dehors. E ad ogni modo cominciano a suonare, e a un certo punto viene addirittura a Germogno l'idea di presentare anche Fred a Cinico Angelini. Cinico Angelini sarà poi molto più famoso ancora nel primo dopoguerra, ma già allora aveva un'orchestra da ballo, suonava in diversi locali torinesi, ma suonava già anche alla RAI. E con questa orchestra cominciano ad avere i primi successi, ma anche i primi incassi in denaro. E infatti lui tutti gli incassi che faceva allora li consegnava direttamente alla mamma, perché doveva aiutare la famiglia. E eravamo nel 39, un anno dopo viene chiamato alle armi a 19 anni, nel 40, il 10 giugno scoppia la guerra, e lui viene subito mandato in Sardegna. E lui si fermerà dal 10 giugno, comunque dalla prima metà di giugno del 40 fino al 45, sempre in Sardegna, perché lui viene messo a fare quello che poi nel dopoguerra si chiamerà il CAR. Allora non so come si chiamasse, non era centro di addestramento reclute, e comunque fa questo addestramento in Sardegna. Ma lui dice: ero talmente malmesso fisicamente che non riuscivo a fare quello che facevano tutti gli altri. E allora mi è venuto in mente di rivolgersi al tenente
se non avesse, lui avrebbe pensato di mettere su un un'orchestrina. Il tenente dice: senti, fatti furbo. Si rivolge al capitano, il capitano anche lui disdegna di queste idee. Invece il colonnello, comandante del reggimento, dice: bravo, hai avuto una buona idea, allora tu sarai il maestro, metti su un'orchestrina, ma non soltanto metti su un'orchestrina, metti su degli spettacoli teatrali. Potete capire, un tipo come lui prende la palla al balzo e allora ci cerca, non soltanto nel suo reggimento, ma va alla ricerca anche in altri reparti, sempre col consenso del colonnello, di militari che fossero in grado di salire su un palcoscenico, o di suonare, o anche di essere come operai da palcoscenico, cioè anche falegnami, elettricisti, eccetera. E infatti addirittura poi sarà il colonnello a dire: Di Marco, vai un po' più piano, perché lui assolda subito 60 ragazze tra musicisti, cantanti, attori e quasi un altrettanti per montare i palcoscenici, preparare, e quindi più di 100 persone in un reggimento erano un po' tanti, però lui riuscirà a far divertire tutta, non so quante divisioni fossero in Sardegna, comunque girando per la Sardegna, avendo a disposizione camion militari che appunto l'esercito li aveva messo a disposizione, e lui si diverte un mondo e mette anche su un'orchestrina sua personale, che poi Radio Cagliari la prende per sé, e quindi lui andrà a finire, sempre durante ancora la guerra, prima dell'aprile del 45, a suonare a Radio Cagliari, che si chiamava poi in quel momento già Radio Cagliari Libera, perché dal 43, dall'ottobre del 43, la Sardegna non è stata vittima del nazifascismo, della Repubblica di Salò, ma si è subito liberata, quindi faceva parte ancora del Regno d'Italia. E anche perché i tedeschi non ce n'erano molti in Sardegna e hanno evacuato subito, non potendo resistere. Ad ogni modo lui continua, e poi finalmente 1945 finisce la guerra e lui può rientrare a Torino in via Cavour 3. Quell'orchestrina che ho accennato prima, che aveva fondato in Sardegna, e aveva chiamato l'orchestra gli Aster. Dopo la guerra questa orchestra diventa degli Aster Novas, e queste canzoni lui le cantava con l'orchestra degli Aster Novas. Prima invece erano varie orchestrine che si rinnovavano velocemente, di volta in volta, e lui cantava non sue canzoni, ma canzoni di altri. È soltanto poi nel dopoguerra che lui si è messo a scrivere, assieme appunto a Leo Chiosso, ma anche da solo, le prime canzoni sue. Nel dopoguerra, nel 47, lui mette su quest'orchestra degli Aster Novas, e il colpo di fortuna avviene ad Alassio, nel 47 ad Alassio, quando lui inaugura con questa orchestra e con un certo cantante ufficiale, Vittorio Bellelli, che io vi devo dire non ricordavo mai di averlo sentito. Invece pare che fosse allora, specialmente ad Alassio, molto famoso nell'estate,
Io nel 47 ad Alassio non andavo, quindi andavo a Santa Margherita Ligure, perciò là non lo conoscia. E mi inaugurano l'Oriental Dancing, ed è una fortuna perché non soltanto partecipano all'inaugurazione, ma la direzione di questo dancing li invita a rimanere per tutta l'estate, e quindi è una fortuna per loro, perché così vengono conosciuti, ma soprattutto è una fortuna perché li sente Pippo Barzizza, che in quel momento era il direttore dell'orchestra Cetra, e quindi Rai, quindi grandi dancing italiani, e Barzizza deve organizzare proprio poi nel 48, mi pare, sì, nel 48, deve poi organizzare una tournée di un'orchestra di cui lui potesse fidarsi, fosse responsabile, per andare a suonare per le forze militari alleate nella zona B di Trieste. Sapete che Trieste in quel momento era separata dall'Italia, ma era divisa in zona A e in zona B. E in zona A possiamo dire che era quasi italiana, la zona B era quasi esclusivamente jugoslava, però era sotto la giurisdizione delle Nazioni Unite, quindi c'erano sia inglesi e sia... gli inglesi erano più a Trieste, zona A, e invece gli americani erano nella zona B. Suonare per questi, potete capire, Fred Buscaglione dice... vado direttamente con i miei orchestrali perché il jazz è la mia passione, lo swing, quindi gli americani, soltanto che hanno due delusioni gli Astronovas, perché non appena entrano nella zona B il comando americano gli offre un concerto, però eseguito da americani, da soldati americani, così come offerta per il loro arrivo, ed è una delusione per loro, perché si accorgono che soldati, quindi dilettanti americani, suonano molto meglio di loro, che sono dei professionisti, però italiani, e quindi rimangono delusi, ma soprattutto rimangono delusi perché il terzo giorno l'amministratore dell'orchestra fugge con l'incasso che avevano avuto le prime due serate, e soprattutto con l'anticipo che il comando americano aveva dato già a loro, e quindi se ne tornano in Italia senza il picco di un quattrino e sciolgono l'orchestra. Sciolgono la compagnia. Però subito dopo lui, allora, dopo lo scioglimento della compagnia, va in giro per l'Europa, e specialmente in Svizzera, in Olanda e in Germania, per suonare però in varie orchestre, non con una sua orchestra. Mentre invece poi riesce nel 49 poi già a recuperare questi Astronovas, e vengono invitati a Lugano, sì, a Lugano, al Cecil di Lugano, dove qui lui si innamora, perché al Cecil di Lugano, contemporaneamente all'orchestra degli Astronovas, c'era un trio, il trio Robbins, che era formato da un vecchio colonnello francese in pensione, un magrebino, e dalle sue due figlie che facevano da acrobati, e lui si innamora di Fatima Ben Embarek, ma deve innamorarsi però in silenzio, perché sto colonnello è sempre un colonnello, diceva lui, morirà colonnello,
e non voleva proprio assolutamente che sua figlia frequentasse un musicista così di jazz, a parte che loro facevano poi gli acrobati, quindi non è che fossero delle personalità, ma pensiamo sempre che siamo ancora nel 49, e poi magrebini, quindi non so se algerini o marocchini, comunque se era un colonnello dell'esercito francese penso fosse un algerino, ma l'innamoramento però è molto serio, tant'è vero che incominciano così a frequentarsi soltanto con occhiate, mentre uno suonava e l'altro saltimbancava, e poi addirittura quando loro, gli Aternova, si spostano e vanno a Davos, lei lascia il papà e la sorella e se ne fugge e va a accompagnare gli Aternova e diventa una cantante del complesso di Fred Buscaglione. E tant'è che poi, quando Fred Buscaglione rientra in Italia, lei va a abitare in via Cavour numero 3, nella portineria di via Cavour numero 3. E io la ricordo, ma forse è lì, sì, è quella. Ah sì, anche questa. Sì, lei è venuta in Italia come Fatima Robbins. Perché il trio Robbins era quello di suo papà e di sua sorella. E sono veramente innamorati tutti e due. E infatti lui pensa anche di sposarla, ma andranno avanti fino al 54, anche per un motivo, perché Fatima era musulmana e quindi avrebbe dovuto abiurare e convertirsi al cattolicesimo, e sarà poi Leo Chiosso e sua moglie che interverranno. Leo Chiosso e la moglie erano molto così fedeli alla Chiesa cattolica e la introdurranno al Cenacolo, che era quel complesso di suore, di suore che c'era al fondo di Corso Vittorio Emanuele, dove c'è... Come? Angolo Corso Massimo, sì sì, proprio Angolo Corso Massimo d'Azeglio. Sì sì, è stato poi demolito per costruire... Il palazzo. Salvestrini ha poi costruito questo grande palazzo. E lì, nello stesso giorno, lei riuscirà a essere battezzata, a fare la comunione, la cresima, e così il 29 maggio del 54 possono sposarsi nella chiesa di San Massimo. E non se ne sa più niente del colonnello. Ho cercato di vedere se... si sarà rassegnato, sarà andato in pensione anche come acrobata, e vanno ad abitare in via Bava 26 bis, che è proprio qui vicino proprio a Leo Chiosso, perché anche Leo Chiosso abitava lì, lui diceva 20 metri di distanza uno dall'altro, tant'è vero che alla sera, alle volte ritornavano dalla sala dancing dove si esibivano e un fischio, lui o Chiosso chiamava Buscaglione o Buscaglione chiamava Chiosso dicendole: mi è venuta in mente una canzone, senti un po', il ritmo sarebbe questo, e l'altro diceva: ah, va bene, allora butu ma giù, ste parole sì. E allora... non dai balconi, ma si riunivano e passavano la notte poi a mettere giù una canzone. E infatti era poi Fred Buscaglione, lui la notte
infatti ne parlava sempre della notte, quella notte, eccetera, perché lui diceva che alle volte per lui la notte era come il giorno, e forse Chiosso lo seguiva. Chiosso accusava Buscaglione di bere un po' troppo whisky, e lui diceva che non le faceva nulla. Però sta di fatto che quando muore, tutti pensavano che era un mattino, presto, alle 6 del mattino mi pare, di ricordare, andato a scontrarsi perché era ubriaco fradicio. E invece dall'autopsia è venuto fuori che lui non era assolutamente ubriaco. Non facevano la prova che fanno adesso, ma non so, qui c'è una dottoressa, penso che anche allora le autopsie fossero serie, no? Sì, sì, ma se ne sono dette tante cose su Fred Buscaglione. Ad ogni modo, proprio in questo periodo, primi anni 50, 53, 54, che lui assume questo atteggiamento del duro, quindi questo atteggiamento dell'uomo che è superiore a qualsiasi altra cosa, mentre invece, come avevo già accennato precedentemente, la sua figura non corrispondeva alla figura effettiva sua. Questo momento, siamo poi arrivati agli anni 58-59, nel 59 si lasciano. Perché? Si lasciano Fatima e Fred per un motivo semplicissimo, perché lui è preso da questo lavoro, e quindi avevo detto che ha iniziato anche a lavorare nella cinematografia, lavora per la RAI, per la televisione, continua a suonare nei dancing, e lei comincia a capire che lo disturba, la sua presenza disturba Fred, non è libero di fare quello che vuole, e quindi si ritira, e però capisce che è stato un errore clamoroso, perché lui si chiude in se stesso, e appunto sì, frequenta, come dicevi tu, Anita Ekberg, può darsi, frequenta tutti questi grandi personaggi dello spettacolo, perché è nel suo ambiente di frequentarli, e comunque si intristisce, e sempre Leo Chiosso cerca, Leo Chiosso e moglie cercano di riappacificarli. E sono quasi riusciti, anche perché la moglie di Chiosso aspetta un bebè, e quindi offre a tutti e due di far da padrina madrina. Purtroppo madrina sarà poi solo poi Fatima, perché lui sarà già morto quando nascerà sto bambino. Infatti, appunto, all'alba, mi pare che fossero le 6 del mattino, sono le 6:20, Roma è deserta, e siamo il 3 febbraio, quindi faceva anche freddo a Roma, e lui esce, cioè, tutta la notte la passa con amici da un bar all'altro, forse a visitare qualche personalità anche, e beve, perché beve di sicuro. Al mattino vuole tornare a casa, lui abitava ai Parioli in un albergo, so anche il nome, l'Hotel Rivoli ai Parioli, e a un incrocio lui passa, ma dalla destra sta venendo una lancia esata, un camion grande, che cerca di fermarsi ma non riesce ad evitarlo,
e lui viene estratto da, proprio dal, dall'autista del camion e da un carabiniere, perché proprio lì vicino c'era l'ambasciata americana e quindi c'era un carabiniere di servizio notturno che si precipita e appena tirano fuori capiscono chi è e chiamano la Croce Rossa, quella che lui chiamava la circolare rossa. È buffo appunto dire questo, perché lo soccorrono i militi della Croce Rossa e però non riesce nemmeno ad arrivare all'ospedale e ma muore. Messo sopra un autobus. Come? Avevo letto che l'ha messo sopra un autobus. No, è un camion, infatti quello lì è un Esattauer. No, la Croce Rossa. No, questo è di sicuro. Quando muore uno come lui, fioriscono le leggende. Quindi può darsi che io anche abbia detto delle cose leggendarie, eh? Non lo mette in dubbio. E, ad ogni modo, stavano proprio per riconciliarsi, si erano già parlate. Lei lavorava in quel momento a Firenze e lui era andato a trovarla sotto Natale, quindi un mese prima di morire, e perché avrebbe voluto che lei andasse a Roma, dove lui stava preparando il film Noi Duri, che sarà l'ultimo film e anche con l'ultima canzone che adesso poi sentiremo, e invece non ce la fanno e così muore. Il 5 febbraio viene proprio a effettuarsi il funerale qui nella... E così a 38 anni termina questa vita così. Volevo, prima di sentire la canzone, volevo soltanto leggervi una 4 righe che mi sono piaciute moltissimo, perché chi le ha scritte, cioè no, è un'intervista forse, è Gino Latilla, il cantante, che aveva lavorato molto con gli Aeternovas. E Gino Latilla dice: Fred era fondamentalmente un uomo buono e tranquillo, l'esatta antitesi del personaggio che aveva inventato per i suoi successi. Si preoccupava di continuo che sua madre potesse vivere bene e con i soldi aveva un rapporto del tutto normale, anche se spendeva tantissimo. Credo che se avesse avuto lo spirito del risparmiatore non avrebbe continuato a cantare troppo a lungo. Sino alla fine ha vissuto esclusivamente per la musica. Fred ha sempre cercato in tutti i modi di rimanere al top, difendendo la sua posizione di leader non tanto con i denti quanto con l'applicazione e l'abnegazione. Per quanto riguarda la moglie, non ho mai capito se fosse davvero innamorato o se invece vivesse il rapporto in maniera un po' distaccata. Con le altre donne aveva invece un atteggiamento quasi da Don Chisciotte, romantico ma anche piuttosto insolito. A volte succedeva che si trovasse a tu per tu con delle femmine ricche, famose e quanto mai avvenenti, che gli dimostravano in modo tangibile che avrebbe fatto carte false per uscirne insieme. Ma lui, infischiandosene dei corteggiamenti, si limitava a passare tutta la notte a parlare con loro. Il mio amico non era certo quello dell'avventura facile, bensì l'opposto del Don Giovanni un po' spaccone di certe sue canzoni. E per terminare vi dirò questo. Sempre Gino Latilla dice: Fred scrisse quando nacque mio figlio Davide, racconta Latilla, Fred scrisse per lui Ninna Nanna del Duro, che fu poi inserita nel film Noi Duri.
Fred voleva bene i bambini e i bambini volevano bene a lui. Avrebbe barattato qualunque cosa, anche un successo, pur di avere un figlio. Mi ricordo che venne a casa mia dicendo: sono venuto a conoscere l'altro Latilla, il bambino. Io avrei finito, se vuoi...